voi dovete spiegarmi come mai, cioè io compro una nuova cover e in fondo si rompe sempre. Cioè no, scusa, non la cover, il vetrino, quello del telefono, si spacca sempre. Cioè, mi dura una settimana e non è che mi cade il telefono o cosa, cioè, e non prendo neanche quelle più economiche, questo è il bello. O devo mettere la cover esterna, così c'è quello spazietto che mi permette di avere un po' di gioco e non far toccare il vetrino nuovo sul, ta no, sul tavolo, sul... Non lo so, ragazzi, non funziona. Comunque, ieri ho fatto una bella spesetta, anzi, una spesona, oserei dire. E colazione. Dai, succo alla mela, anche se potrei farmi un frullato. No, questo è già aperto. Vabbè, mi faccio succo alla mela e qualche banana. Do una banana, così, cioè, molto easy, molto tranquillo. Oggi è domenica, domani si ricomincia a lavorare, sempre da remoto. Domani è solo venerdì che vado in ufficio, poi con settembre si ricomincia la prassi e ritorno in ufficio già dal primo di settembre, no, dai primi di settembre, non so neanche quando sia. Lunedì, quando è? 2 settembre. Bene, dal 2 si ricomincia. E niente, devo anche sistemare un po' la casa, pulire, cosare. Ho preso dei power bank nuovi perché tipo questo qua che è il mio storico, che purtroppo ho da solo 3 anni, ma l'ho pagato anche un sacco di soldi, non funziona più, non si carica e non capisco come mai. E puzza di bruciato. Non so come mai, boh. Vabbè, ragazzi, mi attivo. Ragazzi, dopo più di una settimana c'è bisogno anche di ripigliarsi fisicamente e quindi sto andando in palestra e non vedo l'ora. Sono stanchissimo perché, vabbè, ripigliarsi fisicamente è un corno, sono in questi giorni. A parte camminate in montagna, giocato a calcetto, mi sono massacrato lì, anche ieri tutto il giorno fuori. Quindi comunque dal lower body perfetto, cioè ci siamo. Upper body c'è un pochino da migliorare, quindi oggi mi spacco di panca piana e SWAT e quant'altro. SWAT non è upper body, ma va bene così, va bene lo stesso, faccio un po' di tutto. E un po' di addominali, va bene ragazzi, ora si sta morendo di caldo, voglio già ritornare in montagna, ci sono 36 gradi qua, cioè 20 in più di quello che ero abituato io. Mannaggia. Vediamo se superiamo questo pandino in modo molto agile e ci vediamo tra poco quando arrivo in palestra. Finalmente, ragazzi, siamo arrivati in palestra. Ora mi preparo al fly e poi iniziamo. Questa maglietta era quella che veniva data a scuola in America, cioè la mia maglietta americana di quando facevo sport, perché lì giocavo a calcio e sono passati 10 anni, Dio santo, e avevo questa maglietta. Gli indumenti non invecchiano, no? Palestra fatta ragazzi, adesso si torna a casa. Doccetta fatta, vediamo un secondo sistemare. Ok ragazzi, adesso torniamo a casa e via. Vi piacerebbe che mi andassi così, così mi rubate videocamere, maledetti. Invece no, mi tocca tornare indietro, fare ste miserie, fare così, fare colà, avvicinarmi abbastanza da prenderti al volo. Zac. Daily vlogging ragazzi, daily vlogging, io che provo ad aggiungere un pochino di pepe a questo tipo di riprese, non mi tocca fare queste stronzate. Allora, non so se voglio andare al supermercato a comprarmi qualcosa di fresco da bere, però mi sa che a sto punto, allora a sto point io vi metto lì un secondo, mi devo avvicinare, usiamo il nostro bigliettino, via, cintura. Finestrino giù, condizionatore acceso e via. E via ragazzi. Bene, 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 bene. Allora, adesso non mi sento neanche più tanto in colpa perché siamo riusciti ad andare in palestra, cosa che ne avevo particolarmente bisogno. Sono le 5, c'è un caldo assurdo. Ah, adesso nella macchina ho deciso di lasciare sempre un delle racchette, delle palline da ping pong e tipo il kit da ping pong, per capirci, quello dove c'è la retina che metti sul tavolo e quant'altro, perché mi è capitato un sacco di volte di andare al parco di Santa Croce, che è in Borgo Venice, qua a Verona, e lì c'è un tavolo da ping pong, solo che manca tutta l'attrezzatura e quindi ho
deciso, senti, portiamocela in macchina così quando arrivo lì si può giocare con gli altri, perché sennò ogni volta tutti che diciamo sarebbe bello, biribim barabam, poi nessuno lo fa e non si fa mai e non si gioca. E visto che io quando lavoravo nell'altra azienda, non quella dove lavoro io ma quella prima, in pausa pranzo avevamo l'abitudine di giocare a ping pong e lì avevo un pochino imparato delle tecniche, però ero comunque più scarso, però me la cavicchiavo in comparison to le persone normali, me la cavicchiavo incredibilmente. Li sto beccando tutti verdi i semafori, non capita mai. Niente ragazzi, quindi ora torniamo a casa, ci facciamo un bel frullato, sì, quello ci sta. Sono indeciso se è la banana o la pesca. Non ci credo, beccato verde anche questo, non ci si può credere ragazzi. Un sogno, arriveremo a casa in un battibaleno, tutti verdi. La verità di un ventottenne scapolo che vive da solo è che ovviamente si deve arrangiare, deve cucinare da solo, deve farsi la lavatrice, tutte cose insomma. Oh che carina quella Nelly. Hai ancora sete Nelly? Secondo me qua l'acqua è finita. Che facciamo? Ti riempiamo ancora? Siamo arrivati al torneo di ping pong più atteso dell'anno. Pensavo fosse due telefono. Quattro pari ragazzi. Quattro pari ragazzi. Sfida all'ultima box. Ma che cazzo ho fatto? 5-4. Mamma mia, vediamo Pietro come lo prende in giro con questi colpetti, ma non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta. Vabbè, insomma, ecco, mentre gli altri sono qua che giocano a Spikeball, la gente chiede perché nessuno sa mai le regole. È una tipo una, ecco, sentite, tre tocchi al massimo per squadra. Ah ecco, quindi non necessariamente la devi, perché ho visto che non necessariamente viene schiacciata sulla rete. Deve essere schiacciata per dare il possesso, cioè schiacciarla sulla rete significa come nella pallavolo quando la schiaccia al di là della rete. Ah ok, quindi devono necessariamente prendere gli altri due. Esatto, cioè noi. Ma voi siete due contro due. Siamo io con lui. Lui. Ah quindi siete due contro due. Esatto. E vi potete anche muovere. Ci si muove, esatto. Ah, quindi la dinamica è. La dinamica lo ruoti è tutto attorno. Ah, ok. Esatto. Ecco, avete capito le regole. Ragazzi, sempre il solito discorso. Alla fine non sono riuscito a fare molti video dopo aver giocato sia a ping pong che a spikeball che a rugby. Ci siamo mangiati una pizzetta, poi ho girato in centro e niente, ora sono qua a casa. Quindi dopo questo piccolo, breve, molto misero aggiornamento, vi ricordo ragazzi di supportarmi se vi piace questo canale, e quindi potete farlo iscrivendovi, mettendo mi piace, commentando le cose che vi piacciono, le cose che volete, che vi aspettate insomma da questo mio percorso. E noi ci vediamo domani per un prossimo video, e anche perché domani ricordiamoci che è lunedì e tutti i lunedì per me sono infernali perché lavoro tipo 12 ore, proprio il mio lavoro normale più quello da editor di un canale YouTube americano, e oltre a quello devo editare ancora tutti i video di 4 video degli ultimi giorni di questi qua del mio canale YouTube, e spero di riuscire a farmi una passeggiata la sera. Vediamo se c'è la possibilità col tempo e tutto quanto, e con le forze soprattutto, perché sennò impazzisco. Ho bisogno di staccare. Ragazzi, ci vediamo domani, ci vediamo, e ricordiamo all'io algoritmo di YouTube che questo canale esiste e ha bisogno del vostro aiuto per farlo.